il ritratto ha una vita e di questo sono convinta. La tela piatta, bidimensionale, con un'immagine sopra, non è come una fotografia, cioè è qualcosa che ha un'anima, ha una vita. Trovo più interessante il viso di una persona adulta che il viso di un bambino. Le rughe che noi abbiamo nascono dalle nostre espressioni e quindi se noi abbiamo riso molto oppure, non so, se abbiamo sofferto, tutto questo rimane impresso nel nostro viso. Quando vedo le persone che ho dipinto, le sento, io ho il contatto con loro, sento le loro emozioni, poi ti ho detto sono persone che conosco. E quando guardi i quadri è come se io avessi il rapporto, come se ci fosse la persona viva. E questa persona ha le sue tragedie, tra virgolette, e le sue esperienze di vita e metterle come, è come metterle su un piedistallo, cioè farle vedere agli altri, mostrarle agli altri e dire questo può essere un esempio di vita, vissuta bene, con dei principi sani. E, ecco, per me diventano dei modelli, sono modelli per me. E vorrei che fossero modelli positivi anche per gli altri. Io dipingo per me, però dipingo per me nel senso che è un'esigenza mia, però visto che i miei quadri li mostro e li faccio vedere, quello che mi piacerebbe, il contributo che mi piacerebbe dare è un contributo positivo. Se non ti soffermi a guardare certe cose non le comprendi, bisogna fermarsi e guardare. Ma tante cose, i colori, la luce, la posizione, l'atteggiamento, poi soprattutto nell'ultimo lavoro che sto facendo, dove ci sono più di una persona nello stesso quadro, è importante perché salta fuori la relazione che c'è tra queste persone. Mi interessa proprio la relazione che c'è tra questi personaggi e lo spettatore, chi guarda, perché è come se ci fosse una comunicazione tra loro all'interno del quadro, ma una comunicazione che esce e investe anche lo spettatore. Questo è il punto chiave, secondo me, del mio lavoro. Ci sono anche io dentro a questi quadri, cioè io devo saltare fuori in qualche modo. Io adesso sto vivendo in un certo periodo della mia vita, quindi provo delle emozioni, provo dei sentimenti che non sono quelli di 20 anni fa o di 10 anni fa. E quindi se trovo quella persona che diventa uno specchio per me, io la dipingo. Le persone diventano poi dei pretesti anche per raccontare le mie preoccupazioni, le mie ansie, i miei desideri, la quotidianità che vivo, che poi io mi nutro di quella. Dalla mattina alla sera le mie esperienze, le mie amicizie, non so, vivo a volte anche le esperienze degli altri perché comunque mi lascio toccare un po' da tutto. Ho iniziato con le persone di una certa età perché probabilmente la luce su un viso, insomma, un po' scavato, un po' con le rughe, era un po' più plastico. Però via via l'età si avvicina sempre di più alla mia età, cioè sto facendo un percorso a ritroso. Ci sono due tipi di attenzione che io metto nel dipingere un volto. Ci può essere una persona che mi colpisce perché in quel momento mi appare bella, e altre volte invece penso alla persona che vorrei dipingere e quindi la vado a cercare. Uso sempre la mia macchina reflex manuale, faccio tutto io. Vado a casa delle persone, quelle che mi interessano. Per dire, l'ultima volta è capitato che avevo in mente due personaggi, ho fatto non so quanti rullini e alla fine non c'è saltata fuori neanche un'immagine buona. È logico che non si può raccontare tutto di una persona con una fotografia, però io cerco di tirare fuori il massimo. Parte tutto molto in profondità. Cioè, magari fotografie che faccio molto dopo nel tempo sono nate molto prima, perché poi penso al personaggio, insomma, è tutto molto, come si dice, insomma, penso molto. Non è tanto la fotografia o insomma il progetto, è proprio la realizzazione pittorica che richiede tempo, perché io disegno tutto a mano, un disegno fatto molto bene, preciso, perché per me è fondamentale, e poi dopo tutto l'abbozzo generale e poi la pittura, che mi porta via la maggior parte del tempo perché è molto dettagliata, molto precisa, non lascio niente al caso, e ogni centimetro quadrato della tela è dipinto con attenzione.
quindi impiego anche, non so, 3, 4, 5 mesi, dipende. La lente di ingrandimento mi serve perché devo scovare il particolare anche in una zona dove a qualcun altro sembrerebbe che non ci sia niente di interessante. Insomma, io devo tirare fuori tutto, tutto quello che posso vedere lo devo tirare fuori, anche la minima, il minimo dettaglio, ecco. Perché è importante, tutto contribuisce alla fine alla realizzazione del quadro. Se devo definirmi, dico iperrealismo, ma per far capire alla gente di cosa si tratta, cioè per far capire che comunque è una pittura molto figurativa, però con l'iperrealismo americano non ha niente a che vedere, nel senso che secondo me nei miei quadri c'è calore, c'è l'emozione, che nell'iperrealismo americano, penso a Kutch Close e così via, non c'è. Ho avuto questa fortuna di fare la Biennale nel 2003, dopo da lì sono partite tutte le altre mostre importanti e sicuramente è il mio lavoro che ha contato, però un po' magari una buona dose di fortuna, il caso, quando facevo l'Accademia a Urbino e andavo a vedere la Biennale, dicevo, cioè sarebbe stato un sogno poter partecipare, io e i miei amici non ci pensavamo minimamente. E quindi quando me l'hanno chiesto non ci credevo neanche. A me piace stare qui e dedicare il mio tempo al mio lavoro. Ma se nessuno mi venisse a cercare, cosa faccio? Io non ce l'ho, non sono la persona che si va a proporre, perché proprio per carattere non lo sono. E quindi probabilmente continuerei a dipingere per me, per i miei committenti e basta.